100 presenze per Patrizia Panico, 101 per Melania Gabbiadini. Sabato a Rieti la FIGC premierà le due stelle azzurre. Protagoniste in campo e fuori, nella nostra intervista doppia. Ciao ragazzi, siete pronte? Sì. Sì. Il vostro stato d'animo a ridosso del primo impegno playoff contro l'Ucraina. Una partita secca e dove purtroppo bisogna vincere, soprattutto in casa la prima la dobbiamo vincere e poi magari al ritorno anche un pareggio ci può andare bene. Ma siamo cariche, sappiamo la partita importante che ci aspetta, siamo dentro o fuori, noi vogliamo andare al mondiale, quindi siamo carichissime. Quante chance abbiamo di passare il turno? Ma siamo una squadra importante, abbiamo tante giocatrici di qualità, siamo l'Italia, noi dobbiamo esserci in quel mondiale, quindi le possibilità ce le giochiamo da noi da sole. Ma questo non lo so, però siamo l'Italia, dobbiamo sicuramente portare in alto questi colori. 200 presenze in maglia azzurra per Patrizia, 101 per Melania. Cosa provate quando pensate a un traguardo così importante? È un'emozione, comunque è già un'emozione giocare per l'Italia. 100 presenze sono tante, sono un raggiungimento di tanti sacrifici, tanti allenamenti fatti, quindi fa piacere. Ma io sinceramente neanche lo sapevo che avevo fatto 200 presenze, me l'hanno detto ieri. Beh, fa piacere perché comunque ti rendi conto di aver dato tanto per questa maglia. Patrizia è l'erede di Carolina Morace. Melania, può esserlo di Patrizia? Ma Melania è già un'atleta affermata, quindi no, non ha bisogno di ereditare niente da nessuno. Ma spero, ecco, Patrizia è, si sa, la giocatrice che è di altissimo livello. Io da un sacco che gioco con lei in nazionale, quindi l'ho sempre seguita, ho cercato sempre di rubare qualcosa di suo. Esulterà in modo particolare in caso di gol contro l'Ucraina? Ma non lo so, sarà il momento che magari verrà qualcosa. Non credo, solitamente non ci penso prima. Andiamo nel personale per conoscervi meglio. Fede calcistica. Lazio. Milanista. Segni particolari. Oddio, troppo buona. Bella. Destro o sinistro? Destro. Solo destro. L'avversaria più forte incontrata. Patrizia Panico, anche se è un attaccante. Ne ho incontrate tante. Melania. Melania, come vivi la rivalità con tuo fratello, Manolo, attaccante della Sampdoria? Ma siamo due persone molto, molto umili e tranquille, quindi tra noi non c'è assolutamente nessuna rivalità. Chi è più forte, tu o lui? Diciamo che sono due calci diversi. Nella mia realtà, insomma, del calcio femminile ho fatto quel che ho potuto. Lui è giovane, sta crescendo e sta dimostrando di avere valore. Il momento più bello e quello più triste della tua carriera? Più bello magari dopo questa doppia sfida, dopo magari aver raggiunto un obiettivo importante come il mondiale. E più brutta forse penso ad un'eliminazione ad un europeo. Ma il più bello credo sia una partita di Champions allo stadio a Verona davanti a 15.000 spettatori che qua in Italia purtroppo non capita di vedere certi palcoscenici. Più brutto probabilmente sono gli infortuni. A cosa rinunceresti per vincere il Mondiale di Canada 2015? qualsiasi cosa. Ma rinuncio già a tantissime cose, quindi rinunciarne ad altre non saprei proprio. Carbonara o polenta? Carbonara. Carbonara. A quale attaccante ti ispiri? Ma mi sono sempre ispirata a Shevchenko e Pato. Ma nessuno, mi piacciono tanti, sono tutti molto bravi, ho degli esempi anche soltanto in Italia fenomenali. Film preferito? Sliding Doors. Cruel Intention. Facebook o Twitter? Facebook perché Twitter non ce l'ho. Ma sono uguali, li utilizzo soltanto per comunicare con i miei fans. Un aggettivo per definire Cabrini? Positivo. Bello. Cosa farai nella vita quando appenderai gli scarpini al chiodo? Mi riposo. Credo di rimanere nell'ambito sportivo. Chi è più forte tra voi due? Che ne so. Non ci ho mai pensato. Patrizia. Un saluto agli amici di Vivo Azzurro. Ciao Vivo Azzurro. Ciao.